Buongiorno a tutti dello Stadio Comunale di Chiavari, temperatura mite, sole splendente e speriamo che sulla Cremonese splenda anche un bel risultato dopo quello ottenuto contro la Reggiana. È quasi tutto pronto per l'inizio della gara tra Virtus Entella e Cremonese, le squadre si stanno cambiando ancora negli spogliatoi, poco fa sono arrivati i pullman, quindi attendiamo che i giocatori scendano in campo per il riscaldamento, ma nel frattempo sono state comunicate le formazioni ufficiali con l'Entella di Vivarini che schiera un 4-3-1-2 pronunciato alla vigilia, con Borra tra i pali, Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Costa in difesa, Cozzuppia, Sdragomir, Paolucci a metà campo, Schenetti trequartista dietro gli attaccanti De Luca e Mancosu. Pecca cambia qualcosa invece nella Cremonese perché schiera una sorta di 4-3-3 imbottendo il centrocampo con un uomo in più, in questo caso Bartolomei. In difesa troviamo Carnesecchi tra i pali, i quattro difensori sono Fiordaliso, Bianchetti, Ravanelli e Valeri, quindi confermata la stessa linea arretrata che ha affrontato la Reggiana. A centrocampo troviamo contemporaneamente Bartolomei, Castagnetti e Gustafsson, in attacco Balzania, Ciofani e Gaetano. È lo stesso modulo che Pecchia ha provato nella ripresa contro la Reggiana, quando la squadra è riuscita ad occupare meglio il campo ed infilarsi negli spazi. In panchina resta Jain Baez, che verrà utilizzato molto probabilmente nella ripresa. Ripresa che fino ad ora ha regalato alla Cremonese le maggiori soddisfazioni, perché su 18 gol segnati da quando Pecchia guida i grigiorossi, 11 di queste, quindi quasi due terzi, sono arrivati dopo l'intervallo. Quindi una Cremonese che ha adottato un modo leggermente diverso, uno scontro diretto per la salvezza in cui i grigiorossi devono dare continuità al risultato ottenuto lo zini sabato scorso contro la Reggiana. Arbitra la gara Massimi Di Termoli.